Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a installare, tagliuzzare, collegare un po' di fai da te anche per la parte elettrica. Ma cosa andiamo a fare nello specifico? Andiamo a installare tutta una striscia LED, poi che gira là, lì si interrompe, poi qui facciamo i tagli. Qui continua, sono ben 9 metri, centimetro più, centimetro meno, di strisce a LED collegabili tra di loro, controller. Bel lavoretto. Poi metto il link in descrizione per l'acquisto delle strisce, del controller, dell'alimentatore. C'è anche un codice sconto del 10% per prendere tutta la roba che c'è in questo video, più tutta la roba che c'è nel negozio di questo sito, tranne per i prodotti che sono già in offerta. 10% sul carrello per praticamente tutti i prodotti. In descrizione è potterino 10. Per i più tecnici e più curiosi, lì sono due pezzi da 2 metri, lì sarà un 60 centimetri, lì più o meno 60 centimetri vado a memoria, poi devo fare quelle curvette una da 30, qui ha un altro pezzo lungo e poi là dietro la vedo dove fermarmi. Non so se lì dietro oppure qua dietro andrà messo l'alimentatore con il controller. Le strisce a LED saranno da 3000 Kelvin su 1700 lumen al metro quadro, 12 watt al metro quadro, quindi una striscia da 5 metri misura sui 60 watt e quindi in totale qua saranno 9 metri, circa 110 watt il consumo totale di tutta questa stanza, che è più o meno un 4 metri per 3, grosso modo centimetro più centimetro meno. 110 watt sarà il consumo di questa stanza se poi tutte le strisce a LED saranno accese alla massima luminosità. Ovviamente poi si può anche diminuire se la luce vediamo che è troppa. Andiamo a fare i collegamenti, andiamo a tagliozzare, andiamo a fare un po' di bricolage. Fai da te, seguitemi. Non c'è? Ok, non so se è acceso, eh. Vado? Vai. Vediamo un po'.
questo qua è il pezzo da 55 che va messo sopra la televisione. Questo invece è il controller per poi diminuire, aumentare l'intensità di luce, eccetera. Spengo, accendo ora. Fino a là. Tutto quanto. Vedo. Compreso il pezzetto di curva. Quello è 2 metri, questo è 2 metri, quindi 4 metri. Sì, si sollevano qua. E questo è il pezzetto. No. 55 centimetri. Questa è la prima parte.
Quindi questo è 2,95 m. Nell'attesa di finire anche quella parte là di striscia LED, adesso di finire i pezzetti e poi di saldarli, andiamo a configurare il Mi Boxer, cioè questo controller qua. Da vedere che sta subito in stato accoppiamento, c'è quel LED che lampeggia di rosso lì in basso a sinistra. Apriamo l'applicazione Smart Life, come di consueto, sempre solita procedura, andiamo su più, automaticamente lo rileva qua, va bene, uguale, aggiungi, gli diciamo una password di rete wifi, io gli dico questa è quella più vicino a questa stanza, qui scriviamo la nostra password di rete wifi del nostro router di casa, andiamo avanti, ok, aspettiamo che fa l'accoppiamento sul nostro account di Smart Life, tempo pochi secondi e siamo pronto per poterlo comandare. Ha spento, acceso, sta facendo tutto da solo. E qui possiamo rinominarlo, per il momento va bene così. Andiamo su fine ed eccoci qua. Proviamo ad abbassare l'intensità di luce, come vedete eccolo qua al minimo, molto molto reattivo, così al massimo. Ovviamente se avevate messo qua una striscia LED che supportava le varie tonalità di bianco, tramite questo controller potevate cambiare da luce calda a luce fredda. Io ovviamente ce l'ho fissa a 3000 gradi Kelvin. Qui possiamo spegnerla e accenderla direttamente da qua. Possiamo impostare dei timer per quando si accende, per quando si spegne. Possiamo attivare delle scene pianificate. Possiamo schedulare appunto quando si accende e quando si spegne l'arco della giornata o della settimana. Qui abbiamo sempre in maniera più dettagliata sempre delle routine settimanali. Qui gli possiamo dire l'ultimo comportamento da quando si spegne la luce. Qui poi possiamo andare al sito del produttore ufficiale. Andando qua su scene possiamo attivare delle scene, ma avendo solamente diciamo i 3000 gradi Kelvin fa poco. Ecco, questo effetto notte, questo effetto lettura, effetto lavoro, eccetera eccetera. Questo ha più senso magari con altri tipi di striscia LED che fanno anche altre luci, anche quelle RGB. Va pure a tempo di musica. Dance, 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 tutu, dance, dance, dance. E niente, poi qua sulla matitina possiamo appunto andare a collegare con gli assistenti vocali Google e Amazon. Info sul dispositivo. Attivare delle scene volendo, creare un gruppo, controllare la rete, impostare delle notifiche. Possiamo anche risparmio energetico. Presento un'analisi statistica dell'utilizzo di energia elettrica da parte del dispositivo a casa, permettendo di ottimizzare l'utilizzo con suggerimenti e servizi automatizzati di risparmio energetico. Notifiche offline, e qui possiamo aggiornare eventualmente il dispositivo, mettiamo aggiornamento automatico. Adesso io qua magari lo chiamo luce letto grande, salva, posizione camera da letto, fine. Se andiamo su dispositivi all'interno dell'app Google Home e scorriamo qui all'interno dei nostri dispositivi, abbiamo qua luce letto grande. Ovviamente se spegniamo si spegne, se accendiamo si accende, se teniamo premuto possiamo regolare anche qua l'intensità di luce. Non cambia le tonalità di giallo perché ovviamente è fisso, la nostra neanche di RGB perché è fisso a 3000 gradi Kelvin. Proviamo con l'assistente di Amazon. Spegni luce letto grande. Alexa, accendi luce letto grande.
Alexa, imposta luce letto grande al 100%. Alexa, imposta luce letto grande al 10%. Alexa, spegni luce letto grande. Alexa, accendi luce letto grande. Alexa, imposta luce letto grande al 100%. Molto molto reattiva. Altra cosa, però adesso non l'ho collegata, se voi aggiungete due fili negli spinotti 1 e 2, questi due in basso, collegandoli poi al tasto per accenderli e spegnere quelli fisici a parete, potete dimmerarli con quel tasto tenendoli premuti, ma appunto dovete far passare, qua dove c'è scritto dimming, altri due cavi. Per il momento non l'ho fatto perché non mi serve questa opzione. E qui abbiamo un tasto set per reimpostare eventualmente il wifi. Tra l'altro è wifi più 2.4 GHz. Volendo, questo controller è compatibile anche con i telecomandi, quelli wifi, li potete comprare a parte anche su Amazon. Potete benissimo configurarli e settarli, così se non vi va bene la voce, se non vi va bene il tasto fisico, se non vi va bene lo smartphone, anche con il telecomando, il remoto ovviamente all'interno della stanza, potete accendere e spegnere la striscia LED. Signori, si è quasi fatta sera, proviamo ad accenderla, 3, 2, 1, e questo è il risultato, direi niente male. Adesso sistemo un po', inzippo bene, lì ancora dovrò nascondere quel cavo rosso e nero col silicone, lì non si vede così, però se vado vicino devo sistemare là. Nascondo e direi che è venuto decisamente decisamente bene, e questo è il risultato. Luce ne fa,
pure parecchia. Vediamo se magari abbasso di un 10-20% l'intensità di luce o se mi sta bene così, e a quel punto la tengo al 100%. Vediamo. E niente ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni e alle considerazioni. Allora, considerando che prima c'erano 4 tubi al neon di 36 watt ciascuno, consumava 36x4, 144 watt. Adesso fa più luce perché anche nelle parti dove non c'era il neon, adesso c'è la striscia LED, quindi comunque è molto più illuminata rispetto a prima. Non era dimmerabile, ora sì, rispetto a prima. Prima era solo on off, ora no. Va anche a tempo di musica, ma vabbè. Tant'è, ci ho messo circa 9 metri di striscia LED, qualche centimetro in meno, considerando che 12 watt al metro, comunque siamo un po' al di sotto dei 144 watt, quindi consumiamo di meno, abbiamo più luce, siamo più contenti. E queste striscia LED durano anni, anni, anni. Fa prima a rompersi il controller, diciamo, le corna o l'alimentatore, che le strisce a LED. Voi dico io, a meno che non state là e le bruciate con la fiamma. Comunque, link in descrizione dei prodotti che ho acquistato. Ovviamente se le strisce a LED le volete più luminose perché avete un ambiente con dovete illuminare di più, ci stanno, che con più lumen, ovviamente con più wattaggio. Forse il prezzo stiamo lì, poco più. Potrino 10, ripeto, il codice sconto per il 10% su quasi tutti i prodotti sul carrello, tranne i prodotti già scontati. Qui da sottoscritto, non ho più nient'altro da dirvi. Link, social, Facebook, Instagram, YouTube. Iscrivetevi, like, commentate qui sotto per sapere cosa ne pensate di questo progettino qua. Credo che non sia niente male. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao! Statemi bene.